Spizzichi e bocconi, riesco ad andare avanti solo nei fine settimana, quindi ormai i miei video al massimo 2 alla settimana e bisogna accontentarsi. E questo fino a data da destinarsi, cioè fino a tempo indeterminato, tutto dipende dalla situazione in cui ci troviamo. Sappiate che mio padre è in ospedale e di conseguenza potrebbe tornare a giorni, fatto sta che la situazione qua è sempre più difficile e quindi non ho molto tempo da dedicare a queste cose. A dire il vero non ce l'ho mai avuto, ma adesso è proprio minimo. Comunque, bene o male, il sabato e la domenica si spera di poter andare avanti con i video. Ero rimasto l'ultima volta, sempre nella lettura dall'abisso del tempo, punto in cui la narrazione della leggenda che sembra legata alla mummia, no, dopo averci rivelato che la mummia pietrificata non è altro che Tiog, e l'isola, il sacerdote di Shub-Niggurath che aveva osato sfidare Gatanotoa, no, il misterioso dio mostro che si trovava all'interno del monte Yadit-Go sotto il tempio, no, di cui per fortuna i marinai non avevano potuto aprire la botola, no? Se vi ricordate nel racconto, quando la nave era sbarcata sull'isola misteriosa, avevano trovato al centro della sala del tempio, lontano dalla mummia, una grande botola, no? Che chiaramente è l'accesso a Gatanotor, ma non erano riusciti a togliere. Allora, il che può sembrare un po', aumenta ancora di più il mistero perché uno dice: come mai, se l'isola è riemersa improvvisamente alla luce del sole, come mai Gatanotoa non ha provato ad aprire la botola? No? Cioè, forse non era immortale, forse era morto, proprio aveva completamente perso interesse al mondo esterno. Tant'è vero che già ai tempi di Tiog non usciva dal tempio. No, no, non si sa neanche bene cosa è successo, nel senso, Tiog ha cercato di aprire la botola, si è aperta da sola, cos'è realmente successo, no? Resta tutto un po' nel mistero, come sempre in Lovecraft non tutto viene spiegato. Resta sempre un alone di mistero perché appunto deve far parte dell'atmosfera. Il mistero conserva il suo fascino fino all'ultimo se non è svelato del tutto, perché nel momento in cui viene svelato tutto si perde la magia. Dunque, col passare degli anni l'inganno di Imash Mo venne scoperto dal popolo, ma questo mo non modificò il sentimento generale. Era meglio non opporsi a Gatanotoa, no? Era arrivato a questo punto, cioè che il popolo di Knar si era assegnato alla presenza di Gatanotoa e quindi si era assegnato all'oppressione dei sacerdoti di Gatanotoa. Nessuno osò più sfidarlo. Passarono i secoli e re succedette a re. Arciprete ad arciprete, nuove nazioni conobbero la gloria e la decadenza, nuove terre emersero dalle acque per sprofondarvi ancora. Col passare dei millenni la terra di Cnaa conobbe la decadenza, finché alla fine, in un terribile giorno di tuoni e tempesta, di boati spaventosi e onde alte come montagne, l'intero continente di Mu si inabissò per sempre. No? Lovecraft non si riaggancia più di tanto al racconto di James Churchward, no? Cioè
regno di Cnae completamente inventato e così anche la sua gerarchia di sacerdoti e la sua religione terrifica, Gatanotoe, e via dicendo, è tutto inventato. Sotto questo punto di vista noi vediamo che Lovecraft, come al solito, i miti, anche quando sembra trarli da qualcun altro, poi li reinventa completamente, perché cioè la leggenda riportata da James Churchward diceva che il continente di Mu non era diviso in nazioni, cioè c'erano 10 nazioni diverse unite sotto un unico impero, no? Poi non so se descriveva la capitale o comunque si può vedere la somiglianza col mito di Atlantide, dove anche lì c'erano 10 re, quindi 10 regni che costituivano l'impero di Atlantide. Ma nei millenni che seguirono, i segreti primordiali continuarono a tramandarsi come un esile rivolo. In terre lontane si incontrarono fuggiaschi dal viso grigio che erano sopravvissuti alla furia del demone marino, e cieli stranieri assorbirono il fumo degli altari innalzati a dei e demoni scomparsi. No, cioè qua viene detto, alcuni superstiti di Mu si salvarono in terre lontane, come sarebbe successo poi ad Atlantide anche, e avrebbero tramandato le tradizioni, i culti segreti, cioè i culti che non erano segreti, a Mu l'avrebbero tramandati come culti segreti, misterici, no? Per cui appunto i culti misterici delle religioni di tempi più vicini a noi, dell'antichità orientale o greca, non sarebbero altro che il ricordo, forse deformato, di lontanissimi culti praticati in terre lontanissime, in un'epoca lontanissima. Benché nessuno sapesse in quali abissi fosse precipitata la montagna sacra e la gigantesca fortezza del terribile Gatanotoa, c'erano ancora quelli che mormoravano il suo nome e gli offrivano orrendi sacrifici per evitare che salisse dal fondo dell'oceano e si trascinasse fra gli uomini, spargendo l'orrore e la pietrificazione, no? Cioè, qui viene detto che appunto il culto di Gatanotoa prosegue ancora come culto misterico, con tanto di sacrifici umani. E qui vediamo la somiglianza sempre con il mito di Cthulhu, no? Cioè, così come anche Cthulhu, dopo essersi inabissato nell'Oceano Pacifico con la sua città Rie, non viene dimenticato, ma gli uomini praticano ancora il suo culto per ottenerne il favore, no? E compiono sacrifici umani. Però qui vediamo che c'è anche un'inversione, cioè da un lato la storia di Gatanotoa assomiglia a quella di Cthulhu, ma dall'altro anche nel rovescio della medaglia. Perché? Perché i seguaci di Cthulhu pregano affinché Cthulhu ritorni alla luce del sole, aspettano che riemerga dall'oceano e Cthulhu si risvegli e possa camminare sulla terra. Invece, gli adoratori di Gatanotoa pregano affinché resti sul fondo dell'oceano e non si sogni mai di emergere sulla superficie della Terra, perché condannerebbe a morte tutti i suoi abitanti, no? Quindi, cioè, è simile e dissimile alla storia di Cthulhu. Dunque. Fra i sacerdoti sparsi qua e là crebbero i rudimenti di una religione oscura e segreta. Tra parentesi, segreta perché i popoli delle nuove terre avevano altri dei e demoni e pensavano male di quelli più antichi o stranieri. Chiusa parentesi, no? Qui c'è un'allusione ai culti misterici, quelli che realmente esistono, e soprattutto ai culti stregoneschi, no? Cioè, ma anche le feste dionisiache, cioè i misteri di Dioniso, nel senso che appunto i culti di tipo, diciamo così, entusiastico, no?
cioè quelli che precedeva, che prevedevano orge di delirio con droghe, danze, sacrifici umani e non, no? Ma, non necessariamente che si arrivasse al sacrificio umano, cioè appunto i baccanali e poi i sabba delle streghe, sono appunto religioni misteriche che rimanevano nascoste per salvarsi, diciamo, dall'establishment ufficiale. Cioè, per esempio, non è del tutto vero che durante Roma, cioè l'impero romano e durante le polis greche ci fosse un'assoluta tolleranza religiosa. Nel momento in cui una religione comincia a minacciare l'ordinamento dello Stato per un qualsiasi motivo viene guardata con sospetto, come minimo, se non addirittura con riprovazione, soprattutto se poi ha degli aspetti che non sono conformi alla morale comune, cioè tolleranza religiosa assoluta è diciamo una chimera e forse non è neanche qualcosa di augurabile, perché se pensiamo a cosa fanno certe religioni, sinceramente non si capisce neanche perché bisognerebbe avere una tolleranza assoluta nei confronti delle religioni. Questo detto tra parentesi, no? Però appunto Lovecraft allude al fatto che di fatto nella storia effettivamente sono esistiti dei culti misterici, indipendentemente poi da quelle, dalle fantasie, dalle leggende che sono state create attorno. Questi culti, di fatto esistono dei culti, sono esistiti dei culti misterici nell'antichità, nel Medioevo e presumibilmente anche in epoca moderna, che hanno dovuto nascondersi perché magari appartenevano a divinità posteriori, cioè anteriori, più antiche, appartenenti a pantheon più antichi, oppure a pantheon stranieri, cioè per esempio il culto di Dioniso che prevedeva appunto i baccanali dove ne succedevano tutti i colori, e a un certo punto, mi sembra che adesso dovrei andare a rivedere, ma a un certo punto il governo romano, adesso non so se sotto la Repubblica o già sotto l'impero, come dire, a un certo punto li hanno proibiti o limitati i baccanali proprio perché ne succedevano in tutti i colori. Dioniso era un dio di origine straniera, presumibilmente indiana, comunque veniva adorato anche dai Daci, che erano una popolazione semiceltica, vivente nell'attuale Romania, no? E appunto prevedeva anche sacrifici umani. Di conseguenza, sì, insomma, sì, Lovecraft chiaramente allude a cose di questo tipo, no, a fatti realmente esistenti. E poi ovviamente lui ci ricama sopra, no? Da buon romanziere. Allora, e all'interno di quella religione vennero compiuti molti atti orrendi e strani oggetti furono adorati, no? Qui un'altra allusione al culto di Cthulhu, dove appunto nel culto di Cthulhu giravano queste statuette di una sostanza aliena, no? Che rappresentavano il mostruoso Cthulhu. Si mormorava che una setta di misteriosi officianti conservasse tuttora il potente incantesimo contro Gatanotoa che Imashmo aveva rubato al dormiente Tiog. Ma nessuno era più in grado di leggere i simboli misteriosi o immaginare in che parte del mondo si fossero trovate la perduta Kna, l'abborrito monte Yadit Go e la gigantesca fortezza in cui si nascondeva il dio demonio. No? Paradossalmente, c'è questo culto segreto, non solo adora Gatanotoa e magari anche le altre divinità dell'antica Mo, non solo possiede il cilindro di Tiog, però non sa più, non ricorda più dove si trovi lo Yadit Go, dove si trovava Kna, dove si trova nascosto, in quale abisso si trova Gatanotoa, no? Forse anche qui c'è un'allusione a certe leggende, no? Che ci narrano magari dettagliatamente eventi avvenuti in un lontano passato, ma non sanno dirci dove è avvenuto e magari la cosa è successa a
a pochi chilometri di distanza. Faccio un esempio: il mitico Venusberg della leggenda del Tannhäuser, che non si sa, cioè, nella leggenda non si sa dov'è, magari si crede che sia in Germania, il monte di Venere, però poi si scopre, cioè, solo pochi sanno che si trova in Umbria, fra Umbria e Marche, e qui sono costretto a chiudere. Arrivederci.